Sfondo nuovo per questa puntata di Sostiene Peppe Lizio. Quando ho saputo che ieri avremmo avuto nelle nostre emittente il sindaco a rilasciare l'intervista, ho chiesto al nostro direttore di dedicare questa puntata a quello che in gergo giornalistico viene chiamato un check-facting, cioè un riscontro di quelle che sono state le affermazioni del sindaco fatte ieri sera. Devo dire la verità che in effetti non ho avuto grandi difficoltà a fare riscontri perché non è che il sindaco poi abbia enucleato chissà quali dati e quali nuove elucubrazioni, diciamo così. Ma andiamo un attimo per ordine. Problema della ZTL che è stato il primo affrontato dal sindaco. Lui sostiene che appunto la ZTL funziona, è perfetta, va benissimo così, ma allora se è questa la sua affermazione, mi domando come mai stamattina proprio al comando dei vigili urbani del comune di Ragusa vi era una fila infinita di persone che appunto cercavano di capire perché erano arrivati tutti questi verbali. Allora qualcosa qui non funziona. Ora, vedete, chi vi parla è già da 2 anni che sostiene che la ZTL, così come è stata voluta dal sindaco, non funziona. Non funziona perché il sindaco ha semplicemente invertito un processo logico. Lui sostiene che la ZTL è presente in tutte le città d'arte e le città importanti. Vero, nessuno gli può dire nulla. Però il sindaco scorda volutamente che in tutte quelle città vi è un sistema di parcheggi che funziona. Ieri il sindaco, per esempio, non ha detto nulla su questo benedetto parcheggio multipiano che Ibla aspetta da decenni ormai. E negli ultimi 5 anni e mezzo il sindaco che cosa ha fatto per questo parcheggio? Perché ieri non ha, per esempio, detto che la prima pietra verrà posta fra 4, 8, un anno? Nulla, ha taciuto come sempre su questo punto. Quindi si è invertito il filo logico, si è fatta prima una ZTL senza parcheggi e ora appunto le conseguenze sono le centinaia, migliaia di multe che stanno arrivando proprio ai residenti. Poi ci sono anche quelle che arrivano ai turisti, anche se le strutture turistiche ricettive comunicano che deve entrare quel turista e poi siccome il turista è entrato 12 minuti dopo la comunicazione, viene fatta la multa anche a lui. Questo è veramente qualcosa di assurdo, di incredibile e quindi questo è. Andiamo poi al tema dei dati che il sindaco dice sulle presenze turistiche. Allora, lui fa riferimento a dei dati che sono usciti a settembre di Confcommercio, che erano fino al 31 agosto. Almeno questo è, però il problema è quei dati. Ci dimostrano che Ragusa non è tra le 3 città che ha avuto l'incremento turistico più importante. Basti pensare, perché quei dati ci dicono che sono Siracusa, Agrigento e Palermo. Ragusa non è neanche al terzo posto. Ma vi è di più, quei dati sono fermi al 31, non si tiene conto della problematica dell'aeroporto di Catania che tanti danni ha arrecato e soprattutto poi, udite udite, quei dati sono stati smentiti da Confindustria che ha detto guardate che Confcommercio ha sbagliato perché ha preso dei dati vecchi che non era che era un raffronto dal 22 sul 21. Quindi anche questo mi sa che è un dato che il sindaco ha sbagliato. E ora quando lui afferma che lui dice ha dati che dimostreranno che la presenza turistica sono maggiori dell'anno pre-Covid, lo vogliamo vedere e lo aspettiamo anche questa volta a un check-facting puntuale e preciso, non sul sentito dire. Ulteriore elemento, quello che lui dice, ora ho capito finalmente, dopo 5 anni e mezzo di legislatura, l'importanza del settore della cultura e del turismo in questo e quindi arriva alla forse nomina di questo illustre personaggio che è Paolo Verri. Ma anche qui dice che siamo in una fase di ascolto
che secondo lui deve durare poco, per una progettualità a venire. Giustamente ieri il nostro direttore gli ha detto sì, però non è che possiamo aspettare ancora chissà quando, perché noi abbiamo bisogno in questo momento. Lui dice che si contenta di non fare un concerto di musica in Piazza Libertà pur di pagare questo nuovo esperto. Ma è perché dice che il concerto non porta nulla, e non è questo, è anche da vedere, perché in termini di indotto, anche lì di presenze, se sono nomi importanti, un concerto, anche se dura una sola sera, porta anche tanto beneficio per il territorio. Quindi questa è una valutazione che lui fa, perché la deve fare, perché questo gli conviene dire. Ma ecco che anche i concerti e eventi importanti, lo sappiamo benissimo anche nelle altre parti del territorio, sia siciliano che no, cosa comporta anche un concerto di un personaggio famoso. E poi bisogna capire quanto costa un concerto di un personaggio famoso e quanto costa poi questo ennesimo esperto, perché ricordiamoci bene che il sindaco, avendo trattenuto a sé per motivi prettamente politici e soprattutto anche per trovare anche la possibilità di sistemare qualcuno, ha trattenuto a sé le deleghe appunto della cultura e del turismo, quindi non abbiamo un assessore, ma ora stiamo andando a implementare tutte le figure degli esperti. Abbiamo l'esperto già nominato sino a dicembre per la cultura, i grandi eventi e il turismo, e ora ne abbiamo un altro con ingenti esborsi di denaro pubblico. Questa cosa il sindaco non è che lo dice, che questi esperti poi li dovremo pagare col nostro bilancio. Vero che il nostro bilancio è un bilancio florido, però se poi andiamo a sperperare queste somme. E poi vorrò capire come appunto verrà calato nel nostro territorio un eventuale piano che il Paolo Verri andrà a fare. E quindi lui dice, in questo momento dobbiamo ancora ascoltare e poi fare un progetto di qua a chissà quanti anni. Lui non ha ansia, beato lui, tanto è stato rieletto, non potrà essere più rieletto, e quindi ansia lui non ne ha, e sì, mi pare giusto. Quindi alla fine il sindaco che cosa dice in questa lunga intervista? Dice che tutto a Ragusa va bene, anche sotto il verde pubblico, della pulizia, sì, vero, c'è qualche problema, però nel contesto siciliano, nel panorama siciliano, Ragusa è al top, noi siamo belli, bravi, buoni, siamo la migliore stazione appaltante, e perché ci lamentiamo? E se ci vogliamo lamentare è perché appunto vogliamo infangare il nome della città. Ma signor sindaco, vede, però, quando queste affermazioni che noi siamo al top, siamo belli, bravi e buoni, vanno poi a scontrarsi con le realtà che andiamo a leggere in questi ultimi due giorni. Oggi è uscito un report dell'ARPA, l'Agenzia Regionale della Protezione dell'Ambiente, che non è per niente buono per quanto riguarda i dati sull'inquinamento a Ragusa. E due giorni fa è uscito un altro report molto interessante, per cui Ragusa è tra i sette capoluoghi d'Italia che paga di più in termini di energia elettrica, luce e acqua. E gas. Noi spendiamo, e siamo il comune che spende di più, 19 milioni e 500 mila euro per energia elettrica, alla faccia dell'efficientamento energetico tanto sbandierato in campagna elettorale. Veda, signor sindaco, perché quando noi poi diciamo queste cose, noi non lo facciamo perché vogliamo andare a infangare il nome di Ragusa, le diciamo semplicemente perché noi appunto poniamo dei problemi e cerchiamo di anche che la politica, e quindi in questo caso lei, perché è lei che è a capo della nostra della città, deve trovare delle soluzioni. Ecco che quindi il perché paghiamo 19 milioni e 500 mila euro di energia elettrica, questo è un problema che è bene che lo si faccia capire, perché veda, alla fine il signor sindaco non è che aver avuto il 63% di un 50% degli aventi diritto al voto, questo non ce lo dobbiamo scordare mai, non significa che tutti i ragusani hanno portato il cervello all'ammasso e non riescono più a elaborare delle problematiche, o non sono tutti stati anestesizzati dal suo modo soporifero di fare politica, e non sono poi tutti la cultura, non è solamente quelle 30 persone che lei, con un criterio che ancora non riusciamo a capire, ha convocato per presentare il nuovo esperto.
Ce ne sono di persone che di cultura in a Ragusa e tante che non fanno parte dei 30 che lei e i suoi amici che si è chiamato a sé. Ecco che quindi quando si fanno delle critiche lo si fa non perché si vuole infangare qualcuno, ma la si vuole semplicemente fare perché sì, a lei le critiche aiutano a crescere. Alla prossima puntata.